Andiamo avanti, il prossimo premio è Boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario, operazioni straordinarie. Andiamo a vedere subito a chi va questo premio. Allo studio legale Colla di Piazza. Per le riconosciute competenze, innovatività e l'altissima qualità nel lavoro svolto, in particolare per la capacità di gestire con cura e attenzione le numerose e crescenti operazioni straordinarie attraverso l'assistenza prestata a primari clienti istituzionali e industriali in materia del diritto societario. In collegamento l'avvocato Edoardo Colla, Name Partner, e l'avvocato Michele Di Piazza, Name Partner. Buonasera. 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 Buonasera a entrambi. Dicevamo poco fa con chi vi ha preceduti, chi si ferma è perduto. Partirei anche con voi con questa frase. E anche per quanto riguarda il premio, noi non ci siamo fatti fermare dal lockdown che ancora riguarda i luoghi, no, dove si può creare assembramento, ed eccoci qui e vi consegniamo virtualmente questo premio, a cui chiedo a voi, insomma, di commentare. Certo, beh, innanzitutto siamo ovviamente molto orgogliosi del premio, di cui vi ringraziamo. Ma un ringraziamento doveroso va ovviamente anche ai collaboratori e al nostro team di lavoro che ha contribuito giornalmente al raggiungimento di questo successo. Peraltro ci tengo personalmente a ringraziare anche i miei vecchi colleghi dello studio Russo De Rosa, con cui sono cresciuto professionalmente, soprattutto nell'ambito delle operazioni straordinarie, acquisendo appunto quella che è a mio avviso la best practice nel settore e partecipando a primarie operazioni anche a livello internazionale. Noi siamo una realtà sicuramente giovane, ma che ha un dogma assoluto in quella che è la specializzazione che cerchiamo di portare anche sul territorio provinciale, avendo una sede sia a Milano ma anche in quelle che sono le terre d'origine, ovvero Udine, quindi terre friulane, dove a nostro avviso la specializzazione non è ancora così diffusa e presente, ma questo può essere una chiave soprattutto per cercare di progredire nella consulenza specialistica che fino ad oggi, come giustamente anticipato lei, ci ha premiato, nonostante lo studio sia stato fondato solo 18 mesi fa, quindi una realtà molto recente. Abbiamo avuto la fortuna di poter seguire gruppi e imprenditori di rinomanza addirittura nazionale, quindi sì, siamo assolutamente orgogliosi di questo. Ecco, avvocato Di Piazza, do la parola a lei, stessa cosa, insomma un commento, e poi, visto che parliamo di uno studio nato 18 mesi fa, ancora di più la resilienza si è fatta notare, no, in questo momento. Chiaro, in questo momento di difficoltà la resilienza è una delle caratteristiche fondamentali. E aggiungendomi e integrando quello che ha detto il mio collega, anche da parte mia un ringraziamento sentito per questo premio che sinceramente per noi è molto importante, perché siamo una realtà giovane, una realtà che però appunto fa della specializzazione di un progetto di realizzazione proprio di una realtà specializzata al servizio dell'impresa il caposaldo, comunque lo scopo principale del nostro lavoro quotidiano. Certo. E diciamo una cosa importante che ritengo, e in questi fatti anche di cronaca recenti lo possono dimostrare, in un mondo che cambia così velocemente e che è appunto molto molto veloce, in costante mutamento, l'aspetto più importante, la chiave principale probabilmente per riuscire anche a distinguersi sul mercato e offrire un'assistenza di alto livello è proprio quello di specializzarsi. E da questo punto di vista volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti ai collaboratori, perché ritengo che per riuscire ad ambire ad ottenere risultati importanti sicuramente bisogna passare per un team che sia forte e unito, e questo è anche il nostro obiettivo. Assolutamente, sì, appunto si parlava della velocità con cui evolvono le cose, figuriamoci adesso. Io insisto, ma perché lo scenario non dico che sia completamente cambiato, ma si è arricchito anche di particolari che prima non avevamo messo in conto, e quindi
tutti, indipendentemente dall'attività, devono reinventarsi e quindi ancora di più bisogna evolversi velocemente se si vuole stare al passo con i tempi. Quindi verso il futuro come guardate adesso? Insomma, visto che peraltro la vostra nascita è di 18 mesi fa, quindi insomma relativamente vicina ad oggi. Certo, ma guardiamo con grande fiducia al futuro perché dal mio punto di vista la crisi che ha colpito l'intero paese, ma il mondo intero, per quanto concerne le operazioni straordinarie, può paradossalmente essere anche un'occasione, nel senso che saranno molte le società che a mio avviso avranno necessità di aprire il proprio capitale sociale anche a soggetti terzi o faranno dell'operazione necessaria una appunto, necessità imprescindibile per poter proseguire quella che è un'attività ad oggi parzialmente o gravemente impattata dal Covid. Quindi la fiducia è massima, l'obiettivo è a nostro avviso cercare di acquisire delle fette di mercato grazie a questa specializzazione, ampliando anche quello che è il bacino di clienti a soggetti non sofisticati dal punto di vista tecnico, quindi che non hanno l'abitudine nel fare operazioni, e mi viene in mente le operazioni e i mandati lato vendita che possono da questo punto di vista essere sicuramente incrementati, perché abbiamo seguito principalmente sino ad ora investitori istituzionali che operavano lato acquisto, quindi quello è a nostro avviso l'ambito in cui continuare a puntare. Ecco, una conclusione anche da parte sua, avvocato di piazza. Sì, rimango diciamo in linea e faccio mio questo pensiero, che poi è il pensiero condiviso, che è quello che ha dato origine anche alla nostra realtà. Senza volermi ripetere, quello che vediamo anche nel nostro territorio regionale, ma anche al di fuori della nostra regione, è che questa specifica materia è una materia, diciamo, trattata appunto in maniera non approfondita, ma perché proprio le condizioni anche economiche. C'è meno abitudine nell'affrontare con una taglia, un approccio molto tecnico questo tipo di attività. Quindi diciamo vediamo con positivo il futuro e quindi noi manterremo ovviamente massimo l'impegno e insomma la crescita speriamo che segua un percorso naturale. Bene, e spero anche che questo riconoscimento, questo premio possa portarvi ancora più fortuna, che una buona dose di fortuna ci vuole sempre, insomma. Va bene, allora grazie all'avvocato Edoardo Colla e all'avvocato Michele Di Piazza dello studio legale Colla Di Piazza. Grazie, grazie mille e andiamo avanti sempre sulla stessa categoria.